Dedica le sue medaglie alla città di Napoli, Diego Chiuzzi. L'argento nella sciabola individuale e bronzo in quello a squadra nei Giochi Olimpici di Londra 2012 ha ricevuto dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris il gagliardetto della città e una targa di ringraziamento. Al termine della cerimonia, parlando con la stampa, Occhiuzzi ha speso anche parole a favore di Alex Schwarzer, l'atleta trovato positivo all'Epo ed escluso per doping dalle Olimpiadi di Londra. Non me la sento di giudicarlo, nel senso che ovviamente anche lui ha ammesso di aver fatto una sciocchezza, però ecco, criticarlo ora forse non è il caso, meglio parlare di sport, quello praticato, delle Olimpiadi, e lasciare stare questo ragazzo che comunque starà passando un momento veramente difficile della sua vita. Ecco, io credo che sì, sbagliare è umano, però i campioni poi si sanno rialzare, sanno andare avanti e gli faccio un in bocca al lupo soprattutto per il futuro, perché dovrà dimostrare di essere realmente un campione anche nella vita. 2012. A consegnare la targa all'Olimpionico il sindaco Luigi De Magistris. Quando si vincono le medaglie, che Napoli non è solo il calcio Napoli, ma è tantissime altre discipline sportive, molte di queste fatte in condizioni difficili, non sempre con impianti adeguati, anche in quartieri a rischio, molto bello secondo me questo messaggio di uno sport pulito. Lui ha vinto in modo pulito, ha vinto due medaglie, una da solo, l'argento, un'altra in squadra, quindi un bellissimo messaggio per lo sport italiano e per Napoli.